Siamo di passi avanti enormi, con tutti i problemi che abbiamo avuto. Il fatto di poter portare avanti questi impegni e di dare solidità alle nostre radici qui in Torino e in Piemonte è una cosa importante. Sulla calandra c'è la mole, omaggio alla città e legame con una lunga tradizione di designer torinesi che hanno fatto la storia dell'auto. Le linee fluenti di Lucrezia, elegante berlina sportiva, sono state disegnate da Umberto Palermo, lunga poco più di 5 metri e mossa da un propulsore 4200 V8 turbo da 510 cavalli. Una show car destinata a diventare una miniserie grazie ai turchi di Hexagon che hanno collaborato alla progettazione. Il lancio al Museo dell'Auto di Torino. Abbiamo una forte tradizione. In Italia si sa disegnare e si sa disegnare molto bene le automobili. Sono un designer emergente e vivo in una splendida città che si chiama Torino, la culla del design dell'automobile. Mi sono preso la briga, ma col cuore, di portare avanti una tradizione che dura da circa 100 anni, in un percorso che dura con una serie di concept car. Lucrezia 4 Coupé è un esempio per celebrare e onorare questa città, per dare continuità al design automotive. E lo stesso designer, che da tempo collabora con i cinesi Dongfeng, proprietari di Volvo e azionisti di Peugeot, ha annunciato la nascita delle Officine Palermo, obiettivo continuare la storia delle grandi carrozzerie torinesi, da Pininfarina a Bertone. Una storia a cui il museo ha appena dedicato una nuova sezione, con tutti i grandi nomi del design mondiale.